Allora, continua la nostra carrellata alla scoperta dei giovani di questo 60° Festival di Sanremo e siamo in compagnia di Romeus. Ciao e benvenuto. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, anche con te ci siamo sentiti prima del festival, ti ho chiesto l'emozione che hai provato quando ti hanno comunicato che avresti calcato il palcoscenico dell'Ariston. Adesso lo hai fatto e ci puoi dire quali emozioni si provano? Beh sì, guarda, devo dirti, è stato veramente molto divertente suonare il palco dell'Ariston. Poi non vedevo l'ora di salirci sopra perché ci sono stati un po' di problemi con le prove, mi hanno spostato da un giorno all'altro, quindi non ho avuto neanche il modo di provare bene, quindi avevo accumulato tutta questa tensione che poi insomma è sfociata nell'esibizione di Sanremo. Io mi sono divertito molto anche con l'orchestra, i musicisti e il direttore dell'orchestra, mi sono divertito molto, insomma, veramente bello. Tanto nelle tue note biografiche hai messo il fatto di essere molto timido, per cui forse è stato per te ancora più difficile. Beh sì, comunque c'è ogni palco però mi carica, cioè sul palco mi sento me stesso e mi sento anche in un certo modo protetto, no? Quindi libero da tutte le altre cose che ti girano intorno, no? Quindi hai la possibilità di esprimerti e di fare quello che vuoi. Sul palco dell'Ariston, a parte l'emozione iniziale proprio quando entri, comunque c'è la lucina rossa della telecamera, cioè mi sono sentito proprio a mio agio, benissimo. Senti la... Troppo, diciamo, perché poi insomma mi sono un po' lasciato andare, ho rivisto l'esibizione e ho fatto anche un po' di cose che non avrei dovuto fare. Senti, nel titolo della tua canzone si parla di una stagione, l'autunno, sì. È quella che ti rappresenta di più? Beh sì, ovviamente, cioè, l'autunno è la mia stagione preferita, è il periodo in cui le stagioni si accorciano, quindi incomincia il tempo a cambiare, quindi è un paesaggio molto malinconico che mi ispira molto, non c'è parte delle mie canzoni, comunque le scrivo in autunno, cioè, se fosse per me vivrei sempre in autunno per tutto l'anno, però ovviamente c'è l'estate, c'è il divertimento, però è il periodo proprio più riflessivo e più distensivo, dove è molto più tempo per pensare, quindi anche per scrivere, per fare musica soprattutto è l'ideale per me. E il tuo primo album? Il mio primo album è uscito il 19 di febbraio, insomma sono molto contento, sono anche andato a comprare la prima copia insomma per porta fortuna, perché è un lavoro che è cominciato nel 2007, un po' di tempo fa, però con sacrificio e con sofferenza insomma piano piano siamo riusciti ad avere una tracklist di 11 pezzi, insomma poi l'album è prodotto da Corrado Rustici e con Caterina Caselli, che mi hanno dato l'opportunità di esprimermi, insomma, di far sentire ciò che sono, allora insomma sono molto contento. Quale caratteristiche ha? Simile al singolo sanremese o ci sono anche altri generi? Beh no, è un po' differente dal singolo sanremese, perché comunque un brano non ti può rappresentare a 360 gradi, mentre all'interno dell'album c'è uno spaccato maggiore della mia personalità musicale, ovviamente tutti gli ascolti che ho fatto nell'adolescenza, tutti i dischi che ho ascoltato, le esperienze che ho avuto, anche le musiche che ho suonato sono tutte all'interno di questo disco, perché insomma ho deciso di fare il cantautore per non avere una limitazione di genere, insomma, di genere, fare musica a 360 gradi, spero di esserci riuscito insomma all'interno del disco. L'album porta il tuo stesso nome d'arte, sì. Che hai scelto naturalmente come il Romeo di Romeo e Giulietta, c'è un motivo particolare? Beh sì, insomma io sono un fan di Baz Luhrmann, il regista del Moulin Rouge di Romeo e Giulietta, mi ricordo quando ho visto per la prima volta il film sono rimasto insomma molto colpito dal tipo di regia, no? Baz Luhrmann è un regista visionario, insomma, con delle inquadrature molto frenetiche e mi ha colpito molto, e all'inizio ho scelto questo nome per formare una band, poi non ho più formato questa band, ho continuato ad utilizzarlo insomma, e poi ora mi chiamo così, insomma. Bene, allora da Festival di Sanremo, 60° edizione, Romeus, grazie. Ciao, grazie a te.